Arriva il Green Point all'Unilever di Pozzilli. Il colosso mondiale che opera in oltre 190 paesi di tutto il mondo ha puntato sul Molise per un progetto pilota unico in Europa, con un'azione di marketing che ha la pretesa di coniugare l'ambiente a risparmio. Da oggi per le comunità locali, ma anche per i turisti in transito sulla Statale 85 verso l'Alto Sangro, sarà possibile sostare sul piazzale dello stabilimento e acquistare i detersivi del noto marchio ad un prezzo straordinario. Lo svelto a 50 centesimi, come anche il CIF per pavimenti, che mediamente rappresenta meno del 50% del miglior prezzo che si può trovare sul mercato, un terzo se pensiamo al prezzo a scaffale. Per quanto riguarda invece il coccolino, sempre al litro, i prezzi sono al litro, 1 euro al litro. Quindi sono decisamente prezzi che solo qui si possono trovare. Dopo aver prelevato il contenitore dal distributore automatico, l'utente potrà scegliere il detersivo che desidera ed acquistarlo illimitatamente. Il self-service rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Condizione essenziale per fruire del servizio è sposare la causa ambientale sostenuta dal nucleo produttivo molisano. Chiediamo di portare il flacone da riutilizzare e quindi da un lato noi li motiviamo a venire per sotto l'aspetto del prezzo e della qualità del prodotto. Loro dovranno portare il flacone e riutilizzare, evitare quindi avere un impatto sull'ambiente buttandolo. L'Unilever è tra le più grandi fabbriche chimiche della regione. I 195 dipendenti rappresentano quasi un terzo della forza lavoro dell'intera area industriale di Pozzilli. Questo è un esempio di sostenibilità concreta, quindi non sostenibilità dichiarata sui giornali, ma sostenibilità attuata. È un primo passo, ma già di un percorso che Pozzilli ha cominciato già nel 2010. Il Green Point non nasce con una affinità economica, cioè il Green Point non cambierà i fatturati di Unilever Italia, non è questo il motivo per cui abbiamo fatto il Green Point. Il Green Point vuole essere un momento in cui la fabbrica di Pozzilli si avvicina agli operatori della fabbrica, ma si avvicina al contesto, quindi vuole essere un vantaggio economico, ma vuole essere anche una testimonianza che si può fare della sostenibilità, specialmente intorno al territorio e intorno alla fabbrica, quindi non ha una valenza puramente economica, non sarà un Green Point che cambia il futuro di Unilever, ma sarà il Green Point che dà una testimonianza di una fabbrica che si vuole aprire sul territorio.